Il corso di laurea triennale in scienza dei materiali si caratterizza per una forte interdisciplinarietà tra le discipline della fisica, della chimica e dell'ingegneria. La preparazione di base acquisita dagli studenti consente loro in particolare di comprendere la correlazione tra le strutture dei materiali e le loro proprietà e di applicare queste conoscenze alla caratterizzazione e anche alla progettazione di materiali avanzati per applicazioni tecnologiche, per quali per esempio quelle per l'energetica, per la catalisi, i materiali funzionali, eccetera. Il corso di studi si caratterizza per un forte approccio pratico e molti insegnamenti prevedono attività di laboratorio. Al termine del corso di studio triennale, gli studenti che desiderino interrompere la loro carriera hanno la possibilità di trovare lavoro in aziende sul territorio in Italia. La maggior parte degli studenti, tuttavia, decide di proseguire gli studi nella laurea magistrale, che si caratterizza anche per la presenza di un percorso internazionale con mobilità strutturata tra varie sedi europee. Il tirocinio da svolgersi prima della prova finale viene spesso svolto in aziende, consentendo agli studenti un primo contatto col mondo del lavoro. Io ho scelto questo corso di laurea perché i contenuti del corso ho trovato che rappresentino il giusto equilibrio fra le discipline della chimica e della fisica. In questi 3 anni mi sono trovata molto bene, anche perché grazie al basso rapporto studenti-docenti l'apprendimento è molto facilitato. Io sono sempre stato appassionato della fisica e ho sempre avuto una certa curiosità per l'ambito chimico. In questo corso di studi ho trovato una coniugazione perfetta dei due ambiti. E soprattutto grazie ai numerosi laboratori che vengono effettuati riusciamo a vedere sia l'ambito fisico che l'ambito chimico applicato alla scienza dei materiali. Ho frequentato il corso di laurea triennale in scienza dei materiali qui all'Università di Genova, il quale mi ha dato solide basi per continuare poi nella laurea magistrale in scienza ed ingegneria dei materiali, nella quale ho avuto la possibilità di approfondire lo studio di materiali polimerici. Infatti ora sto svolgendo un dottorato di ricerca qui all'università per studiare materiali polimerici provenienti da riciclo.